Playmaster Movie autorizza l'utilizzo di questa copia del documentario La morte negata alla sola fruizione online. Consente altresì di scaricarlo all'indirizzo www.playmastermovie.com e ne consiglia la massima condivisione caricandolo sui social network, piattaforme libere e quant'altro consenta alla tematica trattata di raggiungere più persone possibili. Per informazioni invece riguardo alle proiezioni, scrivere a info@playmastermovie.com. La verità è patrimonio di tutti. Sostieni il nostro impegno. www.playmastermovie.com. Buona visione. Dal regista di Invisibili, non è andato tutto bene. Le verità negate sul Covid-19. A 3 anni dal primo lockdown è giunto il momento di analizzare i fatti attraverso un punto di vista libero e indipendente. Paolo Cassina, già regista di Invisibili e Playmaster Movie, intendono realizzare un documentario in cui la narrazione della pandemia a senso unico, presentata dai governanti e dai principali media mainstream, viene messa in discussione attraverso l'ascolto di voci alternative e libere da conflitti di interesse, con l'obiettivo di ripristinare quel dibattito a lungo negato e consentire al pubblico di farsi un'opinione su uno dei periodi più controversi della storia recente. Anche per questo documentario abbiamo bisogno di voi e del vostro sostegno affinché ci venga garantita la libertà di esprimere un punto di vista indipendente e libero da censure preventive. Mi sono resa conto immediatamente che era successo qualcosa di gravissimo. C'era stato come una frattura, cioè come se la storia del nostro paese avesse subito una crepa, che da quel momento in poi non sarebbe stato nulla come prima. A tutti hanno detto che questo virus non si poteva curare, che bisognava aspettare. C'è un esubero di almeno 100.000 morti che avrebbero potuto essere salvati se si fossero applicate le cure che già si conoscevano. Perché nel 2021 io ancora lascio le persone una settimana con la tachipirina a casa, la vigile attesa? Quanto vale la vita del nucristiano? 9.500 euro, vale? Sentivo una speranza molto forte, una speranza che poi è stata distrutta nel momento in cui al dottor De Donno è stata negata la sperimentazione. È stata presa, portata via e data a un ospedale dove doveva ricominciare tutto da capo. Lì mi è nato il dubbio, forse c'è qualcosa che non va. Il problema è iniziato con la definizione di questo prodotto con vaccino. Io penso che ancora oggi la sostanza sia da ritenere sperimentale per il semplice fatto che non ne sappiamo nulla. Se un problema non è un vaccino, come lo cambiamo? Cambia la definizione, il problema è risolto. Il Green Pass, una tessera, un lasciapassare che ricordava un po' le tessere fasciste. Molte persone a quel punto si sono trovate di fronte ad un bivio. E mio figlio aveva 15 anni, è passato il controllore, mi ha guardato questo Green Pass caduto da 5 minuti, l'ha fatto scendere in mezzo alla strada. Tutto quello che ci è stato detto sui minori, la tutela, è stato annientato. Nell'obbligo vaccinale vi era una chiara violazione dell'articolo 32 della Costituzione. Mi sentivo di fare un qualche cosa che non mi costringesse ad andare contro ciò a cui avevo giurato. È uno strumento di controllo e in ultima analisi di schiavitù e distruzione. Tutto era tacciato di complotto, laddove la domanda era ed è illecita, e il dubbio è alla base della scienza. Non si era mai visto che si potesse realizzare un pieno e totale controllo dell'informazione, non soltanto nella televisione generalista, ma nei giornali, nella carta stampata, nelle radio. Sappiamo che rispetto alla introduzione degli altri vaccini, il numero degli eventi avversi è stato di 1.500 volte superiore. La pandemia, dicono, è finita, ma sul campo siamo rimasti noi. Ed è terribile quello che è rimasto. Ho riscontrato in una fascia giovanile un aumento dell'incidenza di pericarditi, miocarditi, infarti del miocardio, fenomeni trombotici. Mi hanno aperto completamente il braccio.
avuto molte difficoltà respiratorie. Quando vedevo lui io urlavo, gli dicevo vai via, non farmi del male. La situazione non è stata No! Noi dobbiamo cercare, anche se siamo in ritardo, di difendere l'umanità, la democrazia e il nostro popolo. Contribuisci ora. Vai su www.playmastermovie.com. L'uomo occidentale ha perso il diritto di presiedere all'atto di morire. La salute, cioè il potere di reagire autonomamente, è stata espropriata fino all'ultimo respiro. La morte tecnica ha prevalso sul morire. La morte meccanica ha vinto e distrutto tutte le altre morti. Profetiche queste parole di Ivan Illich. Il progetto della morte negata è un progetto del Comitato Nazionale Psicologi per l'Etica, la Deontologia e le Scienze Umane. È nato in un periodo in cui si è sentito molto forte un'esigenza, cioè quella di raccogliere il grido d'aiuto dei familiari delle vittime Covid. Un grido d'aiuto causato dalla grande difficoltà di poter accedere alla morte tecnicamente, sia sul piano concreto che simbolico. Io ho perso mia mamma all'età di 69 anni, molto giovane, quindi è stata ricoverata nel dicembre 2021 in un ospedale qui nella nostra zona. Aveva un malore e le è stato diagnosticato una presunta polmonite. Al quarto giorno, dopo diversi tamponi fatti, è risultata positiva. Ci siamo insomma adoperati per portarla in un ospedale più grande di Roma, l'Eccellenza, in quel periodo per le cure del Covid. Siamo riusciti a trasferirla l'8 dicembre del 2021, ma non abbiamo mai parlato con nessun medico per i primi 10 giorni di ricovero. Noi pensavamo di andarla a trovare in un semplice ospedale, invece era un ospedale particolare, in quanto ci apriva la porta una guardia, un uomo della sicurezza, quindi era una porta chiusa a chiave. Si entrava attraverso un corridoio, in questo corridoio c'erano tutte le varie stanze. E la stanza di mia madre era una stanza con i vetri completamente oscurati perché aveva le tendine rotte e il citofono non funzionante, quindi noi non riuscivamo a parlare con lei, le bussavamo, lei ci vedeva ma noi non vedevamo lei, e quindi poi ci abbiamo parlato attraverso una videochiamata come facevamo da casa. Io ho fatto presente all'ospedale che non si poteva fare una visita in quel modo, e loro mi hanno risposto che era tempo, che avevano segnalato il problema ma non si era ancora risolto. Continuiamo a sentire mia mamma sempre per telefono, per messaggio, perché poi si poteva andare a visitarla in giorni stabiliti, in orari stabiliti, e lei insomma ci diceva che stava meglio, che si alzava, si era fatta mettere addirittura un filo con la mascherina per potersi muovere, però nessuno l'andava a lavare, il cibo le veniva lasciato fuori la porta. Quando chiamava per togliere una febbre o per chiedere qualcosa, arrivavano dopo 3-4 ore. Mi chiama finalmente il medico e mi dice che attraverso una broncoscopia avevano diagnosticato a mia mamma un tumore ai polmoni. Io la prima cosa che chiedo
ma è un tumore curabile, possiamo operarla, possiamo fare qualcosa. Lui in maniera molto semplice: guardi signora, no, non è un tumore curabile, è un tumore che non si può operare, le aspettative di vita di sua mamma sono di 6 mesi, 1 anno. Appena attaccato ho avuto insomma dei ripensamenti, dico come mai però nessuno ci ha chiamato, sono passati 15 giorni da quando è ricoverata, dall'attacco l'avrebbero potuto capire, non vedevo nessuno dall'altra parte, quindi è un conto parlare, ho chiesto tante volte al medico ma posso venire lì, ci possiamo incontrare, possiamo parlare, invece mi è stato risposto di no. Poi anche con lei sono diventata molto spicciola nelle chiamate, va bene mammina ci risentiamo dopo, perché avevo paura che lei capisse. Dico, già è chiusa lì dentro, ha passato le festività natalizie lì, chiusa in un ospedale, da sola, in una stanza chiusa a chiave. Se io le dico anche che ha un tumore che non è curabile, diventa pazza. Il 3 pomeriggio siamo tornati a trovare mia mamma e io l'ho vista che non stava benissimo. Dice, adesso vado a fare questa ulteriore analisi. Lei diceva TAC, però non abbiamo mai capito se fosse veramente una TAC. E poi vi richiamo, erano le 7, le 8 e un quarto, nessuno ci richiamava, abbiamo provato noi a chiamare lei, a mandare messaggi e niente, quindi ci attacchiamo al telefono, passa mezz'ora, richiamiamo e nessuno era andato, passa altra mezz'ora, nessuno era andato, me la passano e mia madre era completamente in uno stato confusionale, le ho detto vuoi che chiamo i medici, chiamo io, dice no, tanto che chiami a fare qui, tanto prima che arrivano. La mattina successiva lei mi mandava tutte le mattine il messaggio del buongiorno appena si svegliava. Quella mattina non ho ricevuto, il 4 gennaio non ho ricevuto nessun messaggio. Alle 9.30 mi chiama il medico, il primario, dicendomi che mia mamma nella notte aveva avuto un calo di sodio, quindi era entrata in coma sodico per mancanza di sodio. Stiamo aspettando un farmaco, appena arriva glielo facciamo immediatamente e poi se funziona le facciamo sapere. Alle 2 di pomeriggio ci chiama il dottore dicendo signora guardi, anche d'accordo con gli oncologi, abbiamo deciso di non fare questa cura e di evitare ulteriori cure perché tanto le aspettative di sua mamma sono bassissime. Ma come lei mi ha detto 6 mesi, 1 anno, tra poco la chiamerò per darle la sentenza definitiva, sua madre sta per morire. Lui mi ha dato 20 minuti esatti e 20 minuti esatti sono stati. Abbiamo chiesto di poterla vedere se potevamo portare dei vestiti e ci hanno detto di no perché mia mamma risultava morta di Covid. È stata chiusa come tutti gli altri in un sacco, nessuno l'ha potuta vedere, nemmeno quelli delle pompe funebri, perché poi ho chiesto ma voi la vedete, ma voi potete? Dice no, noi non ci fanno vedere nessuno. Quindi è andata via così, noi siamo rimasti a casa senza poter fare nulla. Dove sono io? Il mio corpo. Il mio corpo. Dove? Che cosa? Perché non c'è nessuno? Voglio tornare. Il mio corpo. Perché non c'è nessuno? Aiuto! Voglio tornare. Sono Andrea e a Bologna nel 2022 mi è stato rubato mio fratello Luca, di 54 anni, un uomo forte e sano, energico agricoltore, impegnato nel sociale, nella famiglia, nella parrocchia. Lascia la moglie, 5 figli e 4 piccolissimi nipotini. Luca in realtà, sapendo di avere la polmonite, per la prima volta con un grosso affaticamento respiratorio, ha deciso lui
di farsi ricoverare, fidandosi giustamente dei buoni ospedali bolognesi. Beh, con voi vorrei essere sincero. Vi posso dire che essendo lui e la sua famiglia positivi con i primi sintomi influenzali, avevo deciso di andarlo a trovare a casa sua. Da lì a poco i ragazzi non vaccinati non avrebbero più potuto praticare attività sportive ed io stesso dal 15 febbraio avrei avuto la sospensione dal lavoro, in quanto pur essendo guarito e con i miei anticorpi naturali non possedevo però il super green pass necessario per lavorare. Ci siamo baciati e abbracciati, è stata l'ultima volta che ci siamo visti, perché la settimana successiva, il 17 gennaio, è entrato in ospedale. Dopo 24 ore lo hanno intubato e al decimo giorno è deceduto. Come comitato abbiamo ascoltato molte storie dei familiari delle vittime. Abbiamo notato che vi erano molte cose in comune nei racconti. Mio marito è morto il 4 dicembre 2020 dopo che si è stato tenuto una settimana a casa dal medico curante solo con tachipirina e vigile attesa. Si entra in ospedale perché si ha bisogno di cure. Si fa il tampone, si è positivi al Covid. Da quel momento in poi entri nel mondo Covid e perdi contatti con l'esterno, col mondo, con i tuoi familiari e perdi ogni potere. Lei entra in ospedale il 28 giugno. Da quel momento io mia madre non la sento. Lei non riusciva proprio a parlare, a prendere il telefono, a digitare il numero e a chiamare. L'unica volta è stata proprio quel giorno in cui io ho sentito soltanto un verso che ho interpretato come ciao Milena. Altrimenti io mia madre non l'ho mai sentita quando è stata ricoverata. Con la motivazione delle precauzioni antipandemiche si è impedito ai familiari di essere accanto al proprio caro, di tenergli la mano. Noi ci siamo salutati, sua moglie torna tra una settimana a casa e io non l'ho più vista. Cioè. Lui era in terapia intensiva, per cui senza cellulare, era ovviamente sedato e quindi impossibile da raggiungere in qualunque modo. L'ho perso senza sapere come. E tutto questo lasciava nello sconforto la famiglia, che insisteva nel voler chiedere notizie di questo povero malcapitato, ma non riusciva ad averne. Ogni giorno era un'agonia, queste telefonate duravano minuti, ore, a volte non riuscivi a parlare con nessuno. Una volta sono stata 2 giorni senza parlare con nessuno. Un'altra sequenza tipica è stata: la persona viene ricoverata, sta male, migliora, viene fatto ventilare l'idea che in pochi giorni forse potrà essere dimesso, dopodiché improvvisamente i parenti non si sa più niente, c'è un vuoto comunicativo di 2 o 3 giorni, dopodiché si informano i parenti che il paziente è stato intubato e da lì tipicamente c'è un tracollo e la morte della persona. Viene constatato il Covid e gli viene fatta una radiografia ai polmoni e il medico mi dice che in effetti non ci sono danni, i polmoni non hanno danni e che quindi sarebbe stata una cosa che si sarebbe risolta a breve. Si parlava addirittura di trasferirlo nella subintensiva. Abbiamo visto in videochiamata, lui era tranquillissimo, sorrideva, la dottoressa diceva che sarebbe tornato presto a casa, telefonava a tutti, stava sempre al telefono, quindi non... Poi vuoto, dalla sera in poi il telefono non rispondeva più, non leggeva più i messaggi e quando siamo riusciti a parlare con qualcuno ci hanno detto che era stato intubato. Una volta intubato la situazione peggiorava giorno per giorno, ha iniziato con infezione dal catetere, poi si sono compromessi man mano tutti gli organi. Io più volte ho chiesto se gli potevano fare la trasfusione del siero, perché io avevo avuto il Covid, quindi tenevo gli anticorpi. Mi è stato detto che l'ospedale non accettava questo tipo di terapia. Gli hanno fatto la tracheotomia, hanno tentato di stubarlo, ma dicevano che si agitava. Io chiesi se mi potevano fare entrare, perché lui se mi vedeva si calmava, io avevo avuto il Covid, quindi ci poteva entrare, mi è stato negato. E niente, fin quando la situazione peggiorava, il 4 dicembre arriva la telefonata che mio marito
era morta, aveva avuto un arresto cardiaco ed era morta. Improvvisamente il 4 dicembre sono stato chiamato e mi ha detto sua moglie si è aggravata, non ci sono più speranze. Così. Da stazionaria o gli ultimi giorni del peggioramento, cioè, io sono morto in quel momento. E quello che si ripete poi più di frequente è questa immagine angosciosa di riavere restituiti i familiari in un sacco nero. C'erano tre sacchi, gli viene detto Vanacore, il primo sacco sulla destra. Sacco, un sacco nero. Mio marito era ridotto un rifiuto in un sacco nero. Così è stato indicato il padre a mio figlio, il primo sacco sulla destra. Un evento ricorrente è stato il sequestro dei cellulari. Perché hanno cancellato tutto dal telefono di mio padre? Qual è? Cosa è successo allora in quell'ospedale? È giusto che io ho dei dubbi, perché mi hanno cancellato tutto dal telefono, perché ho fatto denuncia e il telefono non è stato preso. Telefono nuovo di 3 mesi. Hanno provato anche a bruciacchiarlo vicino alla scheda, forse per magnetizzarlo. Cioè, se non c'era niente da nascondere, perché io non ho potuto vedere le ultime cose che ha fatto mio padre dal telefono? Una cosa che è terribile sia per chi resta, sia per chi se n'è andato. In questo modo tremendo e che credo non ci sia storicamente stata un'altra situazione in cui si è inflitto questa ferita così profonda proprio nel tessuto sociale, cioè di non poter prendere commiato dai propri cari che se ne andavano. Di non poter accedere a un rito funerario che permetterebbe un saluto degno di questo nome. Mio marito non ha avuto l'estrema unzione, mio marito non è entrato in chiesa, mio marito era una brava persona e non meritava la fine che ha fatto. Parlando con i miei amici, sono rimasti vedovi, mi ha detto ma mia moglie aveva un tumore, mi è morta in braccio, ho detto sei stato fortunato, so che dire una cosa del genere sembra un assurdo, però il fatto di essere lontano da lei. Tutto ci hanno tolto, perché quel giorno che era arrivato il telefono a casa era come, non lo so, ritrovarlo, e invece non c'era nulla, non c'è più nulla. Adesso sono a casa, faccio questi video perché non ho un interlocutore, che mi ritrovo a scontrarmi con un muro di gomma. Mia madre quando è venuta a mancare aveva 73 anni, era una donna piena di vita. Tutto è iniziato dopo un malore che ha avuto a casa, abbiamo chiamato l'ambulanza e all'inizio si pensava a un infarto, e invece poi dopo una serie di ricerche si è venuto a sapere che aveva un tumore a un polmone in stadio avanzato. Era su per giù metà dicembre del 2021, io sono riuscita a entrare i primi 2 giorni per un quarto d'ora, dopodiché gli ospedali di tutta Italia hanno chiuso proprio le visite al pubblico. Nel frattempo passavano i giorni e sentivo mia madre sempre che andava peggiorando, aveva l'ossigeno, quindi non riusciva a parlare bene, più che altro la comunicazione si svolgeva sempre con messaggi SMS. Tra l'altro i dottori inizialmente mi dicono che vogliono iniziare a fare dei cicli di chemioterapia. Poi invece c'è stata tutta un'escalation in poco tempo, dicendo che praticamente non serviva più neanche la chemioterapia, ma era la cosa migliore era mandarla a casa e con l'assistenza delle cure palliative, attivando un hospice domiciliare, perché per loro il tumore era troppo avanzato e non si poteva trattare. Mia madre peggiora sempre di più e io la sento sempre più disperata. Qui mia madre mi scrive: ho i dolori, qui non c'è nessuno, neanche il campanello per suonare, ti supplico, chiama la polizia. Finalmente mi dicono che posso portarla a casa, mi dicono, parlo con la dottoressa dell'ospice, mi dice di prenotare un'ambulanza privata, mi fa allestire tutta la camera con l'ossigeno, un materasso antidecubito, insomma tutto quello che può servire per l'assistenza domiciliare a una persona di questo genere. Il 17 gennaio a mattina, prima che venisse l'ambulanza, mi chiama l'ospedale e mi viene detto che mia madre è risultata positiva al Covid, dopo un mese che praticamente stava già ricoverata. E quindi non solo non la mandano più a casa, ma mi dicono anche in malo modo di disdire questa ambulanza, che tanto non sarebbe servita a niente, e la mandano direttamente a un reparto Covid.
E io da quel momento in poi, in pratica, ne perdo le tracce. Non ce la faccio più e mi fa una croce. E io rispondo, amore mio, non respiro più, mi dice lei. Chiama gli infermieri, chiama, vienimi a trovare. Non ce la faccio, non ce la farò. A quel punto sono andata all'ospedale cercando di parlare col direttore sanitario per avere spiegazioni di quanto era accaduto e non mi fanno entrare. E ho chiamato anche i carabinieri e per fortuna, grazie ai carabinieri, sono riuscito a parlare con questo direttore sanitario. Finalmente almeno in direzione sono entrata. E lui mi rassicura, mi dice che non c'è problema, che tanto tempo, una settimana, 10 giorni, il tempo che mia madre si fosse negativizzata, mi avrebbero comunque riattivato questo hospice domiciliare. Quindi passano altri giorni e il telefono non viene mai caricato e mi dicono dall'ospedale che per andare a caricare il telefono c'era tutta una vestizione particolare per entrare in questi reparti e quindi non potevano perdere tempo a fare tutto questo procedimento soltanto per caricare il telefono e quindi io ne perdo totalmente le tracce. Il 23 gennaio all'alba mi chiamano da questo reparto e mi dicono che mia madre non c'è più. Mi è stato consegnato un sacco nero con tutta la sua roba buttata dentro, tutte le staglie piene di sangue, con tutta la cosparse di varecchina. Davanti alla chiesa mi hanno portato una bara chiusa ed è finita così questa storia, finita praticamente nel nulla. Io non so neanche chi c'era dentro quella bara e non l'ho più né sentita né rivista mia madre. Sono Irene e a Venezia nel 2022 mi è stato rubato il mio papà. L'ultima volta che l'ho visto felice è stato qualche settimana prima, quando festeggiavamo il compleanno mio, di mia sorella e di mia figlia. Stavamo festeggiando qui a casa mia e tutti i nipoti gli avevano disegnato sulla testa degli smile con l'indelebile. E mio papà si faceva fare tutto e ridendo dopo glieli abbiamo tolti con l'alcol. Quello è l'ultimo ricordo felice che ho di mio papà. L'ultima volta invece che ci siamo parlati è stato il 22 dicembre del 2021, il giorno che lo hanno intubato. Ci hanno fatto una videochiamata, l'ultima videochiamata. Lo abbiamo salutato e mio padre era impaurito, era terrorizzato. Ci ha salutate, ma proprio il suo era un addio. Sapeva cosa andava incontro. Quella è stata l'ultima volta che lo abbiamo visto. Ci siamo trovati ad affrontare un tipo di lutto diverso dai soliti. Questo è stato un lutto oscuro e profondo. Un lutto difficilissimo da elaborare, perché non ha avuto un decorso normale. Quando una persona cara muore, no? C'è un primo momento in cui sembra impossibile, c'è una negazione, non si riesce neanche a credere che possa essere successo. Però poi cosa succede? Tu vedi la persona che è morta, hai tempo di salutarla, hai tempo di prendere, di toccare con mano che quel corpo non contiene più la persona, lo spirito della persona amata. E quindi puoi andare avanti. Cosa invece è successo nel periodo del Covid? Che non avendo potuto salutare e assistere e stare vicino alle persone che amavano, hanno subito un vero e proprio trauma. Stringevo quella bara così forte per volerla rompere, per vedere se davvero ci fosse lui dentro. Io non so se mai mi solleverò da questo trauma, dovuto sì alla morte, ma a come è successo, a questo distacco mai più recuperato. Sarà veramente morto? Non è che, per esempio, se lo sono scambiato con qualcun altro e adesso sta ancora ricoverato da qualche parte? Possibile che magari si apre la porta di casa e me lo vedo rientrare? Io non l'ho visto. Io non mi do pace, non mi do pace, perché sentire una persona che soffre così tanto, io sono convintissima che il mio supporto, la mia vicinanza, la mia presenza ne sarebbero stati comunque dei forti aiuto. Quello che rimane dopo in queste esperienze è un grandissimo senso di colpa
perché le persone si colpevolizzano. Non so se mai riuscirò a superare questi sensi di colpa. I miei figli mi dicono, tu hai agito per il meglio, sono stato io che ho convinto mia moglie ad andare in ospedale, io l'ho convinta a non tornare a casa, e questi due eventi rimarranno scolpiti sempre. Che dicano i miei figli, magari appunto non sarà stata la causa diretta. Se la portavo a casa, non lo so, sarebbe stato per me diverso, io forse mi sarei data tregua, ecco, sarei data pace. Io invece così, c'ho sempre questo ricordo di questi messaggi, c'ho questa angoscia che purtroppo mi accompagna sempre, questo è il fatto. Di non averla potuto accompagnare, ecco, fino a non avergli tenuto la mano, cioè le cose più banali, più stupide, che però in quel momento diventano essenziali in pratica. Le ultime parole di mio padre erano: venitevi a prendere, non mi danno né da bere né da mangiare, perché io volevo chiamare i carabinieri e non l'ho fatto. Avrei dovuto farlo, mi avrebbero ascoltato, non lo so. Però resta il fatto che rimane anche un senso di colpa per qualcosa che non abbiamo fatto, che forse non potevamo fare, però non abbiamo più nulla. Un senso di ingiustizia profondo, di un sopruso che si è vissuto e che non verrà risarcito, perché la categoria dei parenti delle vittime è un'altra categoria che non viene assolutamente considerata nella sua sofferenza, che continua, perché ci si trova in un loop in cui questo processo di elaborazione del lutto non si riesce a fare. Dal 6 dicembre del 21 è passato oltre un anno e mezzo, quindi il 6 dicembre di quest'anno saranno 2 anni, ma per come sono andate le cose io sono ancora... È un evento che mi ha cambiato la vita, è come se fossi stato buttato sotto da un tir. E quando, come adesso, parlo di mia moglie, non riesco a cioè il dolore rimane. Papà è morto e io non l'ho potuto vedere. Questa cosa è terribile, perché veramente è stata una persona rapita, che è scomparsa nel nulla. Abbiamo ricevuto una bara che innanzitutto è stata diversi giorni nella cella frigo di una casa funeraria, perché i miei familiari, tra cui mamma, ancora stavano in quarantena. Non c'è stato il rito di vederlo, di vestirlo, di dargli la dignità del morto. E quindi ogni volta che vado anche a visitarlo, ma io, cioè, vado lì e dico: ma tu stai qua? E poi chiedo perdono, perché è una cosiddetta morte che forse si poteva evitare. No, non era stato vaccinato. Questa cosa del primario che mi dice: signora, se papà lo avete vaccinato, dice, non avrebbe sviluppato una malattia così importante. Forse papà avesse fatto il vaccino, non avrebbe sviluppato una malattia così importante. Ecco, questo, perché abbiamo avuto anche casi di anziani vaccinati che però hanno sviluppato una malattia in forma lieve. Ma dalla cartella clinica io scopro che papà effettivamente non aveva una malattia così importante, cioè sono loro che non hanno dato una terapia tempestiva al mio papà. Comunque, signora, non sono qui per fare il processo, assolutamente. Io sono un medico e la sono chiedere come mai papà, vista la sua estrema fragilità, non avesse fatto il vaccino. Siamo in un paese democratico, non prendere le decisioni comuni. Mi viene una rabbia e nel contempo un dolore immenso, cioè di una morte che non si può metabolizzare, non si può elaborare, è difficile elaborare così, perché sono troppi sensi di colpa che io non dovrei avere, perché la colpa non è mia. Cioè io con i miei familiari e altri familiari abbiamo agito per il bene del nostro caro, poi vai a sapere che invece in quei reparti bunker il malato non era un numero. Thank you.
così allora. Corpo mio, corpo mio. Sono fuori. E cosa ti stanno facendo? Un sacco nero. No! E dove sono tutti i miei amori? Dove siete? Non ti voglio lasciare, corpo mio. Non ti abbandonerò. Accanto. Accanto ti starò. Accanto. Accanto ti voglio stare. Non ti lascerò così. Lasciami ti stare accanto. Accanto. La sera dell'8 dicembre del 2022, quando oramai non si parlava più di emergenza pandemica, mia madre Elena, nell'andare a letto, è inciampata in una pantofola, è caduta e si è fatta una lacerazione dietro la testa, superficiale comunque. E io ho pensato di portarla al pronto soccorso per poter mettere dei punti, perché lei prendeva la cardioaspirina e quindi questa lacerazione sanguinava un po'. L'ho portata, che era le 11:30, mezzanotte di quella sera, con tutta tranquillità, perché non pensavo che potessero in qualche modo ricoverarla, visto che era sempre stata cosciente. E l'ho tranquillizzata. Quando sono stato lì ho permesso che facessero gli esami opportuni prima di ricucirla. Le hanno fatto delle radiografie alla testa, la TAC, per vedere se c'erano problemi, e non risultava alcun problema, era solo una semplice ferita superficiale. A un certo momento hanno guardato nei loro computer e hanno detto: non è vaccinata, non è vaccinata. Motivo del ricovero: paziente non vaccinata. Lei aveva scelto di sua spontanea volontà di non vaccinarsi, aveva rifiutato la vaccinazione molte volte quando era stata chiesto se voleva vaccinarsi. Dopo un po' cominciano a dire: ah, ma è positiva al Covid. Nessuno gli aveva chiesto di fare tamponi, perché lei non aveva alcun sintomo di Covid, non aveva febbre, non aveva raffreddore. E così è stato anche per i giorni seguenti, a seguire la cartella clinica. Cominciarono a dire che andava ricoverata perché aveva questa, potrebbe avere anche una polmonite da Covid. Lei diceva di non voler essere ricoverata e l'ha ripetuto molte, molte volte a sfinimento questa cosa: non voglio essere assolutamente ricoverata. Io ho detto che non volevo che la ricoverassero, perché quale unico figlio, ma lei non è il tutore legale. E quindi non conta niente. Questo è stato scritto anche nella cartella clinica, che io, non essendo il tutore legale, non contavo niente. Però lei non aveva tutore legale perché non è mai stata interdetta, era perfettamente capace di intendere e di volere. La signora non appare in questo momento in grado di intendere e volere, in modo particolare di rifiutare il ricovero. Anche se voi non volete, noi la ricoveriamo lo stesso. Queste precise parole. Non voglio, portami a casa, io non voglio essere ricoverata, non voglio essere ricoverata. L'ha detto in maniera chiarissima. E loro l'hanno presa, l'hanno tenuta ferma, la tenevano ferma, non voleva andare al bagno, non ce la mandavano. Me l'hanno mandata in un ospedale vicino, a 70 km via, non proprio vicino, perché dicevano che loro non avevano posto lì. Ha una polmonite da Covid mia madre? Loro hanno detto di no, non ha nessuna polmonite, ha solo il Covid, perché c'è un tampone
positivo, però senza sintomi, completamente senza sintomi. Lei non aveva raffreddore, non aveva febbre né altri sintomi influenzali. La cartella clinica è venuto fuori che le sono stati dati fin da subito dei forti sedativi in dosi molto più alte di quelle che i foglietti illustrativi consentono, e in particolare perché era anziana e cardiopatica e quindi potevano dare problemi alla respirazione questi medicinali. Abitudine tabagica, non ha mai fumato mia madre. Uno era un farmaco per la schizofrenia, indicata la schizofrenia. Mia madre non ha mai preso alcun sedativo in tutta la sua vita, perché dormiva benissimo da sé la sera e non aveva patologie mentali. È apparso subito sproporzionata questa cosa, perché probabilmente lei si è ribellata fin da subito, non voleva assolutamente essere ricoverata, però è stata catturata, tenuta ferma, riempita di sedativi ai quali riusciva in qualche modo a rimanere sveglia nonostante questi sedativi. E poi hanno continuato per tutti i giorni finché non hanno fiaccato la sua volontà, perché io ricordo di averla vista l'ultimo giorno, questa videochiamata, sembrava che stesse non male, ma l'ho trovata molto spossata. Le ultime parole che mi ha detto: saluto a tutti, e poi si è girata, ha detto: esatto, io non devo disturbare. Cosa intendesse non si sa. E così dopo pochissimo tempo, dopo non so se un'ora o due, mi telefonano e mi dicono: sua madre ha avuto un arresto cardiaco ed è morta. E io domando: ma allora io non la posso rivedere? No, lei non la potrà rivedere più, sarà messa in un sacco nero, appena l'infermiera la disinfetterà, e sarà messa in un sacco nero, e così la troveranno le pompe funebri. E così è stato, io l'ho rivista solo in chiesa chiusa, nella bara, insomma, sperando che ci sia lei lì dentro, perché nessuno l'ha vista, neanche le pompe funebri. Lei era stata per 40 anni direttrice di un ufficio postale e ancora amministrava tutte le sue cose da sé. L'ultima volta che ci siamo parlati è stata in videochiamata. È stata una videochiamata strana, perché lui era il giorno del suo compleanno e quindi eravamo tutti positivi e non potevamo stare insieme. Quando è arrivato il momento di fargli gli auguri, ho preso io il telefono, appena mi ha visto si è messo a piangere, è scoppiato a piangere, non so perché, però si è commosso. E io l'ho preso un po' in giro, gli ho detto: ma che piangi, stai bene? Perché comunque gli era passata la febbre, era da un po' di giorni che era positivo, ma se la stava passando bene. Ignaro che di lì a poco l'avrebbero intubato. Nel 2022, a febbraio, dopo 3 anni di pandemia, significa perseverare. E perseverare è diabolico. Ce li hanno rubati, sì, ce li hanno rubati. Li hanno strappati alle loro vite, ai loro cari. E per questo lo devono pagare, dal primo all'ultimo, perché tutto questo non avvenga mai più. C'era il terrore di rimanere da solo in un letto, a volte anche legato e con la minaccia di essere intubato, senza poter dire: ma che mi sta succedendo? Qualcuno può chiedere al medico perché io non riesco a parlarci? È necessario per la propria mente, per cercare di rilassarsi, per sentire quell'amore che unisce, quell'affetto che lega e ti dà la forza per continuare, per farcela. Non lo hanno permesso. La relazione medico-paziente ha subito dei cambiamenti profondi già a partire dagli ultimi 20 anni. Ed è stata promossa una sempre maggiore burocratizzazione di questa relazione e una sempre maggiore imposizione per il medico o per il sanitario in generale, vale anche per noi psicologi, di protocolli, di linee guida che nella loro ragione di essere originaria dovrebbero essere degli elementi di orientamento, invece sono diventati un elemento di garanzia e di protezione
ma non per il paziente, per il medico. Quindi si è svilita la professione sanitaria del medico, dell'infermiere, ma adesso anche dello psicologo, perché questa è la strada su cui ci vogliono indirizzare. Per cui a questo punto noi dobbiamo essere solo degli esecutori di protocolli. Questa è la base su cui si è innestato la catastrofica esperienza che c'è stata negli anni della pandemia. Inizialmente pensavo che era che mia madre era stata proprio sfortunata, che era capitata proprio in un ospedale disattento, sciatto e tutto il resto. Invece poi, trovando persone di tutta Italia che raccontavano cose simili alla mia, tutte storie diverse, ma che poi alla fine avevano un minimo comune multiplo, mi sono resa conto che allora avevo a che fare con qualcosa di più grande, che era stato proprio eseguito in quella maniera, come fosse una sorta di protocollo che diceva di fare così, così e così. Una volta la regola generale era imprudenza, negligenza e imperizia. Tutte le volte in cui ci fosse stata una di queste carenze nell'opera del medico, quella era colpa professionale. Siccome questo li metteva in condizione di poter pagare conseguenze penali rilevanti, allora è venuta fuori la invenzione delle linee guida. Se tu fai così, così e così, ma il paziente muore, non fa niente, tu non rispondi. Ma la giurisprudenza della Corte di Cassazione, entro certi limiti, ha corretto questa situazione, per cui non è vero che si possono appellare sempre alle linee guida, perché tutte le volte che le linee guida non rispecchino la situazione specifica di quel determinato paziente, torna alla regola generale: imprudenza, negligenza e imperizia. Certo che nel 90% dei casi si fa un drenaggio forte e quindi non rispondi, ma un 10% dei casi nei quali, anche se hai osservato le linee guida, ma quelle linee guida non erano sufficienti per garantire la persona con riferimento a quella determinata situazione patologica, rispondi di imprudenza, negligenza e imperizia. Ci sono dei meccanismi che sono molto umani, no? Di disimpegno morale, per cui tu riesci a fare delle cose che moralmente non faresti se riesci a scaricarti le responsabilità, il senso di responsabilità di quello che stai facendo con una serie di meccanismi, di cui alcuni sono ben noti in medicina, per esempio la depersonalizzazione della persona che hai davanti, che non è più una persona ma diventa il paziente del letto 32, per dire, e questi sono già meccanismi standard. Poi chiaramente puoi delegare la tua responsabilità, perché dici: ho fatto questo perché così mi è stato ordinato, che purtroppo è un meccanismo tristemente noto anche in contesti completamente diversi da quello sanitario, perché noi sappiamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale, per esempio al processo di Norimberga, i criminali che sono stati processati dicevano: ma io ho solo eseguito gli ordini. Sono meccanismi che ti fanno sentire una brava persona anche se stai facendo una cosa brutta. Quelli che veramente devono essere colpiti sono coloro i quali hanno creato questi protocolli, hanno creato dall'alto, dal governo, questa mancanza di cure efficaci, diramando in ogni direzione sanitaria, di ogni ospedale e presso tutti i medici di medicina generale queste non cure. Perché fondamentalmente i nostri cari sono morti tutti in ospedale, quindi qualcosa lì non ha funzionato. Ma mi chiedo anche, e anche qui è un passaggio di logica, perché quando si andava in ospedale ovviamente si somministravano determinati farmaci e quegli stessi farmaci erano inibiti prima di arrivare in ospedale? Perché a casa, in modo logico, non si davano dei farmaci che potevano evitare l'ospedalizzazione? Se il problema era non inflazionare gli ingressi in ospedale, perché allora in ospedale i farmaci venivano, alcuni comunque, somministrati, a casa no? Perché si è detto: non raccomandiamo l'uso, non raccomandiamo, se non servono tacete, ma perché non raccomandiamo l'uso delle vitamine? Questo è stato veramente un percorso oggettivamente in malafede. Ho deciso di agire legalmente perché credo che sia ingiusto imporre un ricovero ad una persona che non lo vuole, e non lo vuole assolutamente.
diceva San Giovanni Paolo II che non c'è pace senza giustizia. E io riprendo questa frase, a me sempre molto cara, e dico che noi familiari non abbiamo la pace se effettivamente non viene fatta giustizia. Noi come comitato abbiamo anche scelto di dialogare con le istituzioni e quindi anche con il governo. E abbiamo scritto diverse mail al sottosegretario alla salute Gemmato, ma anche alla stessa Meloni, che abbiamo invitato anche al nostro ultimo convegno a Roma. Abbiamo invitato a destra, a sinistra, nord, sud, cioè senza, indipendentemente dal tipo di colore politico. Voglio che veramente si passi dalle parole ai fatti, che veramente si indaghi a vedere che cosa è accaduto veramente, se l'altissima mortalità per Covid in Italia poteva essere molto più bassa, se si fosse agito diversamente. Ma le 4:30 ho suonato, sono le 6 e ancora non mi hanno cambiato e sono nella merda più totale, sono pieno come un coso, se è una cosa normale. Mamma, aiutami te, per favore, guarda. La signora Filippini, insieme al marito, si erano recati in India, adesso non ricordo quale fosse la località precisa, perché avevano avuto attraverso i canali internazionali la possibilità di adottare una bambina. Maria? Maria? Guarda qua. Maria? E questo hanno fatto, la bambina l'hanno regolarmente presa, erano pronti per partire dall'India, anzi con un aereo sanitario che loro avevano provveduto a noleggiare a loro spese, se non che in punto di partenza viene fuori che sia la moglie che il marito erano affetti da Covid. Praticamente sono venuti a prendermi con l'esercito e a portarmi in un ospedale indiano. In questo ospedale indiano dove non potevo avere contatti con mio marito, con nessuno. Ci mancavano monsoni e non si può chiudere le finestre. Il mio broncopolmonite gode tantissimo. Gli ospedali indiani poi sono ospedali magari da campo, ma avevo persone che mi morivano addosso, condizioni igieniche e sanitarie terrificanti. Iniziarono anche le cure e questo aveva comportato un netto miglioramento della posizione patologica del marito. Io stavo male, a quel punto avevo veramente polmoni pieni e là di antibiotici non c'era quasi niente. Invece Enzo riescono, visto che aveva contratto il Covid da poco, a curarlo con un antivirale che appunto l'AIFA in quei giorni aveva non solo consigliato, ma era nelle linee guida proprio anche dei nostri ospedali per curare il Covid con questo antivirale. Arrivano in Italia e vengono entrambi ricoverati al Careggi. Siamo entrati in pronto soccorso dove subito ci hanno fatto le TAC, noi gli abbiamo consegnato i referti medici dell'India con tutta la cura che stavamo facendo. Appunto dopo gli accertamenti di routine siamo stati mandati, ognuno in un reparto diverso. Io in malattie infettive e mio marito in subintensiva perché pensavano avesse una trombosi, invece era solo un danno a un muscolo che si era fatto con la moto. E qui cominciano i problemi, perché il principale errore, quindi la principale causa di tutto quello che è successo, è dipeso dalla circostanza accertata da cartella clinica e riscontrata attraverso il mio consulente tecnico, che è stato incaricato di fare tutti gli approfondimenti del caso per poter presentare una denuncia corredata appunto di un importante parere medico. L'ospedale Careggi sospende la somministrazione di quel medicamento in virtù del quale già quando era partito dall'India già stava in condizioni migliori, in via di risoluzione positiva della situazione. Quindi il punto specifico di responsabilità, per quanto mi riguarda, sul piano della colpa professionale medica sta in questo. Cioè, qui non stiamo parlando di interventi chirurgici o cose di questo genere o di diagnosi,
perché non c'era niente da fare diagnosi, era pacifico che fosse il Covid, ma proprio nella erroneità della cura praticata. Per dire meglio, nella mancata cura che doveva essere fatta e che era già stata intrapresa. Non mi fanno parlare col primario, continuo a parlare con i medici che si susseguono. Gli chiedo di se è possibile fargli avere delle vitamine, perché siamo tornati dall'India molto giù, molto, e gli chiedo se continuano a dargli i medicinali che davano in India. Dice: sì signora, non si preoccupi, sappiamo noi come fare. Questi hanno violato linee guida e protocolli. Di lì a qualche giorno mi rendo conto che c'è qualcosa che non va, perché mio marito mi dice: guarda, mi stanno sedando, mi stanno dando qualcosa che mi stona la testa. E io chiedo il reparto, quando mi chiamano per avere notizie, loro mi dicono: signora, assolutamente no. Invece vedo dopo dalle cartelle che gli danno 2 o 3 psicofarmaci insieme. Questa è la cartella del 9 maggio di Enzo del 2021, e una delle mie domande è proprio questa: capire perché subito appena arrivati in ospedale è stato riempito di psicofarmaci quando non ce n'era bisogno. C'ho poca batteria e ti mando la registrazione, almeno tu la puoi ascoltare anche dopo. E poi mi rendo conto che inizia a mandarmi delle registrazioni, e sento delle registrazioni di medici o infermieri di cui si sente bene la voce, che appunto dicono: diglielo a tua moglie che non ci prendiamo cura di te, che non ti curiamo. Sì, sono da fatto. Abbiamo raccolto i vari messaggi che si scambiavano, che sono una cosa veramente raccapricciante di quello che facevano passare a quest'uomo, e non si capisce per quale ragione. Non è stata una degenza, ma è stato un calvario. Inizio a vedere dalle videochiamate che insomma, i medici gli urlano contro, gli infermieri gli urlano contro perché non voleva farsi mettere un sondino, o perché filava sangue a volte per la mascherina, o perché per 3 giorni non gli avevano dato da bere, gli chiedeva magari qualcosa per bagnarsi le labbra, e con l'ossigeno seccava, bruciava. Un trattamento cinico, non soltanto di medici, ma anche di infermieri. Quindi era tutto quanto il personale sanitario che aveva assunto questa situazione come un modo di operare tranquillo, diciamo così, ordinario. Questa è stata la cosa più grave. A un certo punto, un giorno, vedo Enzo che in videochiamata mi dice: Simonetta, mi scoppiano i polmoni, che è successo? Mi hanno cambiato macchinario. Chiamo il reparto: no, aspetta, aiuto. Si mette a gridare aiuto, arrivano questi, un medico e un infermiere, e gli staccano violentemente e velocemente questa mascherina, e avevano buttato ossigeno a flussi altissimi. Tanto che so poche ore dopo che lo portano a fare un TAC, che gli aveva procurato uno pneumomediastino, e la dottoressa mi dice: se non si riassorbe da solo non c'è speranza, perché è tutto espanso. Io nel frattempo da casa chiedo aiuto a 1000 dottori,
chiedo che si prendano, che possano portarlo via da lì, perché in molti messaggi o in filmini o foto che ho di Enzo si vede che non è adeguato, anche come lo tengono, è pieno di lividi e chimosi. Poi un giorno mi manda un messaggio e mi fa sentire che lo aveva legato con delle bende, insomma, io voglio vederci chiaro. Però non trovo nessuno, tutti mi dicono: guardi, se vuole chiamiamo anche mille volte, ma noi di lì non possiamo portarlo via. Buongiorno, oggi è sale, sale in viaggio. Sono 7:10, ti voglio tanto bene, mi spiace che ti sia non ti sei sentito bene, ti voglio tanto bene, Mario. Sempre insieme. La sera alle 9 mi arriva la telefonata da un medico, una dottoressa, che mi dice: noi intubiamo suo marito, vi chiedo di non intubarlo, fatemi parlare con lui. E lei mi dice: allora le dico la verità, l'abbiamo già sedato. Subito sotto parte la telefonata su WhatsApp di mio marito: correte, sento fare, toglietegli il cellulare, non lo fate parlare con sua moglie. E vedo che gli prendono il cellulare e riattaccano. Io da quel giorno di Enzo, con Enzo non ci parlerò più. C'è stata quasi una maledetta concentrazione di forze avverse, per cui qualsiasi cosa servisse a Enzo Galli o non gli veniva data o gli veniva data male, e comunque ogni giorno era un passaggio verso la morte. Arriva il primario, arrivano altri medici, arriva un infermiere. Vedo che aggeggia alle flebo che ha e gli chiedo: ma cosa sta facendo? No, gli sostengo i parametri vitali. Vede dal monitor a cui era collegato Enzo, vede questo valore, ora scende così e succede questo. Scende questo valore, si sta bloccando i reni, scende questo valore, si sta bloccando l'attività del fegato. Ecco, guardi ora suo marito, se n'è andato. Io non ho mai visto nessuno morire così a tempo. Non sono soltanto una terapeuta del comitato che assiste i familiari delle vittime, sono io stessa una familiare di una vittima. Mia madre aveva 90 anni ed è morta in una casa di riposo, nelle tragiche condizioni di tutti, a volte in un sacco nero, non ha avuto un funerale. Prendermi cura di queste persone mi fa bene. Me ne sono accorta a mano che ascolto i loro racconti, perché riesco a entrare dentro il loro dolore e riconosco il mio. E questa sorta di cura nella cura, che penso possa essere utile a questi familiari delle vittime, e penso che possa dare quel conforto, quella parola, quella tenerezza di cui loro hanno bisogno per cercare di portarli fuori e per cercare di arrivare alla verità, che è quella che noi tutti andiamo cercando. Ora io so niente più corpo, solo questo. Non è brutto, non è più freddo. Io posso andare, ma ho voi. Ho voi accanto a me e io starò con voi, sarò tra voi nella gioia
Non ho più paura. Lasciatemi andare leggero, perché io vi proteggerò e vi sarò accanto. Ma ho bisogno che voi mi lasciate andare. Intorno a questi eventi luttuosi, così terribili, così negati, c'è stato un muro di omertà. C'è un'omertà della società, delle mezzi di comunicazione, delle stesse istituzioni. È come se le avessero ucciso un'altra volta queste persone. Quindi, in un certo senso, diventa un atto dovuto quello di raccontarlo a tutti. Dove c'è un dolore, un blocco, un trauma, dove c'è un'interruzione della vita violenta, è sbagliato pensare che riguardi solo queste persone, perché siamo tutti così profondamente collegati e uniti che riguarda anche noi. Queste persone hanno diritto a ritornare visibili anche loro, la loro storia deve essere raccontata, deve per tutti, per chi c'è ancora e per chi se n'è andato. C'è bisogno di amore, di prendere commiato dalle proprie persone care con amore e sanare con l'amore anche interiore per noi stessi tutto quello che noi abbiamo fatto, non fatto, giusto o sbagliato che sia. Ecco perché è importante dare voce a queste storie. Ecco perché è importante aiutare queste persone a salutare i loro cari. Ecco perché è importante sciogliere e liberare queste emozioni che non bloccano solo loro, ma tutto il contesto a cui essi appartengono. Tu sei bellissima, di lei. Tu hai le stelle nello sguardo e tu sei amatissimo da noi pianeti intorno a te. Tu sei bellissima. Tu hai le stelle nello sguardo e tu sei amatissimo da noi pianeti intorno a te. Mi chiamavi per nome, ma io chi ero se non un nodo che tenevi in gola, carne della mia carne, come un soffio svanì questo mio fiato che ti tenne. Si muore anche giovanissimi, ma il fatto di non poter star vicino a una persona nel momento del trapasso, saperla sola, disperata, è una cosa che io so, perché condivido questa emozione, che non ci va proprio giù. Ed è una cosa che se noi riusciremo a superare tutti insieme, chiedendo giustizia, chiedendo verità, solo allora potremo avere pietà per noi stessi e per i nostri cari.
sperando che almeno, ovunque siano, possano non rivivere più quel momento allucinante che hanno dovuto vivere.